colpi parlano di fare la vacanza colta, ma poi alla fine vanno dove c'è gnocca. Sai la gente quando il sole la scotta, come Peter Pan vuole fotterti l'ombra. Quando penso agli anni passati, noi così proletari, white trash, altro che Bali Bali, sognavamo Bari Bari, why niente? No, fricchettoni sì, racchettoni, gavettoni no, ombreloni né, mani mani neanche per gli asciugamani. Invece dei castelli con la sabbia facevamo case popolari. Cosa importa se già immagino i passaggi. Beh, lui è, lo conoscete, no? Mario Trotta insieme a Renza Angela. Mario, siamo contenti di vederti a Pico, perché vedi Pico, Mario Trotta è un binomio che c'è sempre. Vabbè, noi partiamo come sempre forte, è inutile che dico parte tranquillo, partiamo forte e soprattutto voglio far divertire chi mi sta a guardare, perché so che aspettano me. Poi vabbè, pensiamo anche al risultato, cerchiamo di piazzarci più vicino al podio possibile e speriamo che bene. Ho cambiato navigatore, porto Angela Rezza, lei ha guidato per una quindicina di gare questa macchina e sta gara ha deciso di mettersi a fianco e navigare. Vedo il Mario Trotta molto determinato, non è che domani fai i tempi più bassi di quello dell'Europeo, no? No. Non è che domani fai i tempi più bassi di piloti dell'Europeo, no? Magari. Va bene, ma insomma tutto ci possiamo aspettare da te, Mario Trotta, Renza Angela, il freno a mano è pronto, il divertimento domani sarà molto veloce. Diciamo fino adesso tutto bene, abbiamo avuto qualche problemino ma non fa niente, abbiamo ripreso a Pico un equipaggio avanti che purtroppo non ci ha visto, ci ha portato avanti per circa un paio di chilometri e non ci ha fatto passare. Stavo andando veramente forte su quella prova, con tutto ciò che ho perso tanto, comunque ho fatto un bel tempo. Sulla prova di Rocca Secca ho cercato di spingere un po' di più per cercare di recuperare questo piccolo svantaggio, poi ci siamo girati a un tornante ma abbiamo perso circa 2-3 secondi. E sulla prova qui a Santo Padre tutto a posto, abbiamo fatto un bel tempo, cerchiamo di migliorare nelle prove. Speriamo che adesso qui mi daranno i 2 minuti perché non me li hanno voluti dare prima sull'altra speciale e speriamo di arrivare. Thank you.
insieme di classe. Vai Mario! Quello si è portato il figlio perché sapeva che c'è. Molti festeggiamenti ovviamente. Sì, sì. Allora, complimenti all'organizzazione per il rally e per tutto, anche per il pubblico che ho visto che comunque stava in posti molto sicuri. Abbiamo avuto qualche problemina sulla prima prova, abbiamo purtroppo ripreso quello davanti che purtroppo non ci ha visto, ci ha fatto fare un paio di chilometri diciamo un po' piano, però non va niente. Poi ci siamo girati le prove della casetta, ma abbiamo perso poco e poi l'ho ripreso di nuovo a Santo Padre perché giustamente, no giustamente, mi avevano dato i due minuti. Poi qui è partito in trasferimento, siamo arrivati a inizio prova a Roccasecca, mi hanno detto che comunque avevo i due minuti e invece me li hanno tolto e l'ho ripreso dello stretto, purtroppo non mi ha visto di nuovo, però comunque va bene lo stesso, è importante stare qui stasera. Super soddisfatto. Allora Angela, cosa vuol dire stare a fianco a Mario Trotta? Siamo curiosi. È un grande pilota e vabbè, è il migliore che c'è per me. Vabbè, poi io guido sempre questa macchina e adesso ho capito che posso fare molto di più. Mario, l'hai capito? Volevo fare i complimenti a Angela e non si è persa mai. Tutti quanti l'hanno criticata, ma no, non ce la fai, non ce la fai, non si è persa mai, ti parleranno in camera caro. Complimenti. Brava! Bravi. Bravissimi! Abbraccio la signorina. Non allungare mai. Grazie. Bravo Mario, sei Guido, devi dire per consolarti, va. Almeno, 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 almeno,